Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, iniziamo il mese di settembre 2018. Allora, la classifica è questa qua, va bene, è stata da 2 giornate il campionato, siamo settimi a 3 punti perché la partita precedente l'abbiamo persa, la prima l'abbiamo vinta, la seconda l'abbiamo persa. E niente, adesso giochiamo in casa contro il Middlesbrough, non riesco nemmeno a pronunciarlo bene. Comunque, iniziamo subito. Per correttezza vi dico che ho cambiato le scarpette a 2 giocatori, ovvero Bowser e Laporte, per il semplice fatto che soprattutto il primo aveva le scarpe uguali a Eriksen, e lo so che vabbè c'è un cambiamento di carnagione, bla bla bla, però lo faccio per differenziare i giocatori, perché a volte è un problema che ho io, a volte magari le differenzio male, quindi magari penso di controllare un determinato giocatore, in realtà non è così. Lo so, è un problema che ho, ce l'avevo anche l'anno scorso, per chi ha seguito la serie, forse se lo ricorda. Vabbè, no, ve l'ho detto per correttezza, ecco. Battiamo il calcio di inizio e la partita inizia. Dai, bimbi, cerchiamo di riprenderci dopo la sconfitta ottenuta nella partita precedente. Vai, Williams! Dio buono, Williams! Vabbè, non è il suo piede. Attenzione, Eriksen prova il tiro, alto. Vabbè, anche con lui si è provato così. No, non lo fate girare! Meno male l'ha tirata centrale. Però sarebbe stato il colmo, loro è la prima volta che arrivano in porta. Finisce così il primo tempo, 0-0. Non siamo stati in grado di buttarne dentro nemmeno una, ma come credo, dicendo così, potete capire, non tanto le loro occasioni, le possibilità di fare almeno un gol ci sono. Guardiamo se nel secondo tempo ciò avverrà. Attenzione Eriksen, mamma mia, ancora un tiraccio. Cambio. Allora, faccio ormai quelli che diventeranno probabilmente i soliti classici cambi, ovvero levo Basler per Mertens Tielemans, levo Embolo, anche se a livello, anzi in confronto con Dybala aveva più, diciamo, ancora più fiato, diciamo così, e poi tolgo Bailey per mettere Delefoe. E voglio vedere una questione, Dembélé ci sta sulla sinistra? Sì, allora faccio così, perché Delefoe mi pare che sulla sinistra non ci sia per stare. Quindi faccio questa salita, per essere leggermente più corretta, ecco. Vai! No! Dybala! Vabbè, qui è stato bravo, bravo il portiere, che fra l'altro chi è? Allora nel Middlesbrough non c'era Victorione Vardes. O si è ritirato, o l'hanno venduto. Perché di certo Papelium ce l'ha Vardes. Peccato, 0-0, non siamo riusciti a fare come nel primo tempo nemmeno un gol, ma le possibilità c'erano e come se c'erano. Sì, a livello di statistiche forse non sembra esserci quella grandissima differenza, però vi posso garantire che in realtà diciamo che per un buon 80% della partita la zona in cui diciamo, la partita si è sviluppata maggiormente è stata l'area avversaria l'area avversaria, sì, vabbè, l'area dell'avversaria, ecco. Peccato, 2 punti lasciati lì. Seconda partita del video, giochiamo in trasferta contro il Tottenham, partita sicuramente sulla carta molto molto più difficile di quella precedente, però la palla è tonda e può succedere di tutto. Allora ci presentiamo con il completino, abbiamo questo qui, però mettiamo anche a loro vest, tanto che avere più differenze a livello di colori. Quanto riguarda la formazione va bene così, iniziamo così, poi guardiamo, vedremo un po' se fare qualche cambio dopo, chi lo sa, però per ora siamo belli carichi, iniziamo così. Ribattiamo il calcio inizio nella partita inizia, eh? Dai, guardiamo se almeno stavolta il risultato può essere differente da quello precedente, magari che non sia alla fine una sconfitta, ecco. Eccolo! No! Peccato, de. Fra l'altro se fa go Eriksen è il gol dell'ex. Eccolo! No, un'altra volta Eriksen, anzi, stavolta proprio Eriksen, ma tiro molto molto brutto. Una peta, oserei dire. Attenzione! Mamma mia, il Tottenham rischia di sbloccare la partita. Mamma mia, Donnarumma vola. Vabbè, volicchia. Vabbè, bravo comunque, non ha fatto fa gol Tottenham, che la sono importanti. Non mi dà rigore, eh. Ah, punizione, vabbè, si pilla uguale, però. Sono cato addosso. Ah, meno male, è più là. Vabbè,
Tofo, sei vicino. Poi, meno male, vai. Attenzione, ci va Dybala, che fra l'altro non sta bene. C'ha cerottino. Sì, cerottino, scusa. C'ha la crocina. Niente, comunque la buttata in piccionaia. Era appena finisce il primo tempo, va cambiato Dybala, eh. Finisce 0-0 il primo tempo. E differenza dalla precedente partita, a parte che è più divertente questa. Stavolta gli avversari ci hanno noia. Anche noi ci dobbiamo fare qualcosa, ma allo stesso tempo lo fanno anche gli avversari. Quindi, occhio, eh. Magari cerchiamo di non prendere gol. Comunque, facciamo il cambio. Metto Rashford al posto di Dybala. Fra l'altro, Dybala probabilmente si è fatto male alla spalla, perché si toccava la spalla. Forse è cascato male, chi lo sa. Speriamo non sia niente di serio. Comunque, iniziamo il secondo tempo, eh. Guardiamo un po' se le cose vanno in maniera differente. Vai Eriksen, vai Eriksen, Christian Eriksen, e andiamo di, la sblocca lui al 76esimo con un po' di fortuna, perché bene o male era, diciamo che onestamente parlando, questa partita c'era una squadra che meritava la vittoria, prima di fare gol e di sbloccarla era il Tottenham e non noi, almeno stavolta. Invece ci è andata così. Comunque, ora, anche se ormai è tardi, però meglio tardi che mai, faccio il cambio. Allora, leviamo Basler, che probabilmente è stato anche ammonito e è stanco, per mettere il classico Tielemans. E poi tolgo proprio Delefaux per mettere... tolgo Eriksen, proprio Eriksen, per mettere Delefaux. E poi faccio questa cosa. Anzi, no, rimango così, vai. Vai Delefaux, bella roba, vai che si sono addormentati. Chiudiamola. Porca miseria, sempre buona. Mamma mia Rashford. Mamma mia Rashford, che piedi. E andiamo di. Ritorniamo alla vittoria. Vittoria importante dal punto di vista della classifica, tra virgolette, perché comunque probabilmente, se non ora, il Tottenham sarà una di quelle squadre che diciamo sarà nelle zone più alte, ecco. Quindi meglio, anche se siamo all'inizio, meglio mettere le basi, tra virgolette, la classifica adesso. Vabbè, comunque, non so se avete notato le statistiche del Tottenham rispetto alle nostre, come vi ho detto prima, quando si è fatto gol meritava più il Tottenham, però cavolo loro, è andato così. Diciamo che il trucco per vincere è giocare male. No, scherzo, anche se a volte mi capita così. Vabbè, procediamo alla terza partita. Allora, Dybala si è fatto male per 5 giorni, quindi per questa partita qua, che ahimè è la prima di Champions League, lo faccio riposare. Decido di farlo riposare per onde evitare problematiche. Vediamo se comunque possiamo mettere Rashford dall'inizio. Arriva, non ci dovrebbero essere problematiche. Allora, guardiamo un po' per la maglia, va bene, non va bene niente. Bisogna già con questa, vai, che se non ti si capisce. Sì, infatti, c'è già andato Rashford da solo, bene così. Voglio fare un attimino un po', tra virgolette, di turnover. Voglio togliere Dembélé per mettere Delefaux dall'inizio. E faccio la stessa cosa con Eriksen, metto Tielemans. Poi faccio anche zoom e levo la porta. No, per ora basta così. Vai, iniziamo. Giochiamo chiaramente in notturna, battono il calcio, inizio l'avversario e la partita inizia. Dai bimbi, siamo in Champions League, cazzo. Prendiamo un po' di farci valere. Attenzione, mamma mia. Tiro cross per Delefaux. Vai Rashford, Dio buono te, peccato. 0-0 un'altra volta, finisce sì il primo tempo, per colmo ragazzi. Arrivo davanti porta, poi non mi riesce a far gol. Vabbè, non è che ci siano state grandissime occasioni, nel senso, però qualcosina abbiamo creato, poco ma abbiamo creato, però chiaramente non abbiamo poi concretizzato. Vabbè, iniziato il secondo tempo, guardiamo se le cose andranno in maniera differente, speriamo soprattutto per noi. E tira Rashford, mamma mia santa, come l'ho fatto girare male. Qui di colpo per peccato ci sono io più che lui, l'ammetto. No! Porca miseria, oh, mi si è fatto fa cosa ne pare, Una scartata 28, sì, un si è levato palla. Porca miseria, no, guardatevi. 1, 2, 3,
4 se ci si può mettere, anche se un cetta. Oi oide. Vai Yuri, buttala dentro, madonna santa, e tiri, ma vacci di potenza. Cambio. Anche stavolta, anche se manca poco, meglio tardi che mai. Però voglio far così, voglio levare Buzzer e lasciare Tielemans. Poi levo Bale e metto Defoe. E basta, basta, sì. Vai Rashford, non ci credo. Dai, De. Che culo. Finisce così, 1-0 Sporting, iniziamo il nostro cammino in Champions League, sperando possa essere una bella minata, eh. Rieccoci in campionato, quarta partita, guardiamo se almeno qua in campionato possiamo dare il via con la partita precedente, sempre in campionato chiaramente, magari a una serie di vittorie, si spera, anche se la vedo molto bigia. Allora, tornato Dybala, niente, ce l'ho ottenuto nulla, quindi lo facciamo giocare. Vediamo un po'. No, va bene così, dai, iniziamo. Battono gli avversari il calcio all'inizio, sinceramente pensavo ci fosse più differenza a livello di vista, chiamiamolo così, fra le due squadre con le maglie, ma sinceramente si differenziano di poco, quindi spero tanto di non sbagliare, né tanto fare qualche passaggio importante, magari. Cosa fai, maledetto Bellerini? Vola la manda, è così. Io avevo fugiato, per volarla, l'ho volata. Vai, Cristianino! È rigore! Boh, netto. Mi è sferato il pallone. Bene. Bene. Rosso, meglio ancora. Va. Dopo Derek, se va, levati di uno, va. Vabbè, dai. Ci va Dybala, lo farai, caro? Proviamo. Vediamo, chiaro. Eccolo lì, di potenza, Paolo Dybala, lo sblocca lui, ma rimaniamo calmi, ci sono sempre inizi, io sono per addosso, non capiamo la butta fuori, è andata bene. Mamma mia, bravo Gigio, Willems salta a vuoto e manca fino l'attaccante avversario che non so chi sia, fa go, meno male Donnarumma, l'ha evitato. Zotta della difesa. Approfittane Eriksen. Non ci credo. Peccato, Dio. Ottima visione di gioco. Levane. Meno male fuori. Shaqiri ha voluto tirare di lì. Poteva andare avanti. Meglio per noi. Stavolta incredibilmente il primo tempo finisce in maniera diversa. Siamo in vantaggio noi. Non ci credo. Vabbè. Bene così. Allora, guardiamoci da fare qualche cambio. Sì. Per farlo un po' riposare, dato che è stanco anche dalla partita di prima di Champions, tolgo Buzzer, metto Tielemans e poi tolgo Tah e metto Zuma. Eventualmente i prossimi cambi li faccio dopo. Anzi, il prossimo cambio. Lo vede se mette Rashford o Defoe. Boh. Vai, Imbolò! Mamma mia, ma perché? Ma perché ha tirato sì in mano? Ma perché? Poteva fare cosa ne pare. Zotta la difesa. Vai Paolino, accentri e piazzala. Eccolo lì. Ancora lui, Paolo Dybala. 2-0. Al 60esimo più o meno. E andiamo. Madonna, mi è brutto Bale. Via, allora faccio il cambio ora, dato che è rientrato dall'infortunio e non lo voglio rischiare, dato che per me è una pedina molto importante, dato che il risultato lo permette, soprattutto tolgo Dybala per mettere Rashford. Attenzione Donnarumma, esce dai pali, sì, lo voglio far uscire. No, vabbè, ora rischio troppo. Attenzione Embolo, tira così, che ha visto Peter fuori porta, ma niente. Tiraccio. Finisce così, 2-0. Almeno il campionato per ora si vince. Buono. La prossima partita, come vedete, è quella di Coppa. Per quanto quest'anno, sinceramente, a me interessi, perché voglio essere sincero con voi, credo di non averlo mai detto, lo dico adesso. Io vorrei puntare a vincere tutto quello che posso. Dopo il campionato, dalla Champions, anche se non so come, e volendo anche la Coppa. Però,
almeno i primi turni, dato che sulla carta, dato che gioco anche in casa, dato che sulla carta sembrerebbe una partita fattibile, la simulo e simulerò, se procediamo avanti, tutte quelle che secondo me sono fattibili. Poi se metti caso dovessimo arrivare, che ne so, a quarti, boh, si gioca contro l'Arsenal, chiaramente se la trovo sempre interessante, la coppa la simulerò. Comunque 4-0, avevo ragione, meno male. Ultima partita del mese, a regola, controlliamo. A regola sì, infatti. Poi sono tutte quell'arte dopo. Mamma mia, avanti, mamma mia, che partite. giochiamo fuori casa contro il Leicester, laggiù, insomma. E guardiamo un po'. Cerchiamo chiaramente di concludere in bellezza. Mettiamo questa maglia qua. Giocatori sono più o meno tutti in forma, a parte i difensori soprattutto, a quanto pare, che hanno qualcosa da virgolette, già qualcosa da rivedere. Vabbè, metto Zuma, che lui almeno è carico al 100%. Voglio dare fiducia a Rashford però, al posto di Embolo. Stavolta sì, voglio provare. Vai, iniziamo così. Giornata di sole. Battono il calcio inizio l'avversario e la partita inizia. Dai, bimbi, è l'ultima del video, concludiamo la modino. Ogni volta cerco una scusa per inventarmi una frase nuova, ma anche il succo però rimane sempre bello. No, zotta di Zuma, zotta di Zuma. Meno male non è successo niente. O che si perde palla o sì. Vai, Rashford! E va bene così! Mi ringrazio per la fiducia così. 1-0, la sblocca lui al 16esimo. E andiamoli. Bene, inaspettato fra l'altro, sinceramente. Perché non me l'aspettavo. Sinceramente credevo che qua perdesse palla. Invece no, ho fatto, diciamo, un buon dribbling, che si era fatto niente eccezionale, però comunque ha saltato l'uomo e l'ha messa bene dietro alle spalle del portiere, appunto. 1-0. Vai, Basuer! Dio buono, peccato di. Eccolo lì! Chi è? Dybala di testa, ma cosa vuoi dire? Tra l'altro ha fatto tutto da solo perché controllava un altro amico. Bene così, 2-0. Ma ti è girato stra bene, ma non è che ti ha fatto Dybala di testa di. Ci riproviamo, Basuer. Vabbè, stavolta più potente ma meno preciso. E fuori dalla porta. Finisce così il primo tempo. Incredibilmente siamo in vantaggio. Ma non è questa la cosa incredibile, perché incredibilmente c'eravamo anche prima. Tutto incredibile, vi. Ma siamo, diciamo, con un bel vantaggio. Cioè andiamo nella pausa con un bel vantaggio, strameritato. E addirittura poteva essere anche più ampio. Comunque, iniziamo il secondo tempo e cerchiamo di tenere questo vantaggio. Perché no, addirittura di allungarlo. E vai Eriksen, buttala dentro, Christian! Eriksen! 3-0, fa gol anche lui. Ale, buono. Cambi, faccio un cambio, dato che veramente possiamo fare per ora ciò che vogliamo. È vero, lo dico. Allora, tolgo Dybala, lo faccio riposare per mettere Embolo. Tolgo. Basler per mettere Tielemans e tolgo Eriksen per mettere De Lefo. Vai. Ecco, mamma mia. Manca poino, drink water, riapriva la partita. Meno male l'ha buttata fuori, vai. Attenzione. Attenzione, faccio uscire Donnarumma, meno male. È andata bene, però ho fatto fallo. Occhio, mo di che prende il rosso. No, niente, è andata bene, fallo e basta. Vediamo un po' se fa gol ora Leicester. Eh sì. Mahrez, su punizione, mi pare sia lui, vero? Sì. 3-1, era più bellino finire partita. Con 0 gol, però purtroppo è andato. Mamma mia, Rashford! Mamma mia, ho voluto tirare così, tanto per provare qualcosa di magico. Mamma mia, proprio bassa e magari la prendeva il portiere, però in porta ci andava. E anche di potenza. Finisce così, 3-1. Bene, concludiamo il video in bellezza. Peccato, come ho detto prima, che purtroppo non è finita 3-0. Era più bellino, no? Cioè, diciamo, con 0 gol presi dagli avversari. Però invece purtroppo è andata così. Va bene comunque.
Diciamo che, come ho detto prima, concludiamo il video in bellezza. Vittoria strameritata, chiaramente. E niente, detto questo, ora vado direttamente al 2 ottobre e poi arriviamo alle conclusioni. Come vedete, la prossima partita sarà la seconda partita del girone di Champions League. Giochiamo contro il CSKA che, incredibilmente, almeno per quello che mi aspettavo io, ha vinto contro il Napoli. Giochiamo addirittura laggiù e addirittura il CSKA ha vinto a Napoli, oltretutto. Quindi probabilmente non sarà una partita semplice. Ma ha fatto 3 gol Tosic, quindi ha preso 3 gol il Napoli. Mamma mia, chissà che partita sarà. Comunque, niente. Questa è la prima partita. Poi, se non l'avete visto, ci vedete adesso. Queste sono anche le altre partite che dovremo affrontare nel prossimo video, quindi nel prossimo mese, quello di ottobre. E niente, per quanto riguarda l'andamento, diciamo che in Champions purtroppo abbiamo iniziato male, ma in campionato abbiamo iniziato così e così, soprattutto questo video qua, però poi ci siamo ripresi. E infatti abbiamo fatto 3 vittorie consecutive, quindi bene così. Speriamo che piano piano troviamo, diciamo, un'armonia, no? Chiamiamola così, all'interno della squadra, all'interno de anzi all'interno nel gioco della squadra. E nulla, speriamo bene. Siamo chiaramente all'inizio, quindi è inutile fare pronostici e dare conclusioni adesso, perché e giudizi soprattutto adesso, perché sarebbe veramente sbagliato. Vediamo un po' come andranno le cose. Per ora io sono soddisfatto, anche se magari a livello di risultati purtroppo mi aspettavo qualcosa di più. Però diciamo che non è tutto da buttare, e che appunto non è che stiamo andando male, male, male. Abbiamo perso qualche punto per la strada, ecco. Via, detto questo, niente, arrivo alle vere e proprie conclusioni. Quindi, come sempre, in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste 3 cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Così, come dico sempre, potrete rimanere aggiornati su tutti i video di queste serie qua. Ma non solo. Detto questo, vi aspetto al prossimo video che, come vi ho fatto vedere e credo fatto capire, sarà un video pieno di partite parecchio interessanti. Poi vedremo un po' come le giocheremo. Magari poi le perderemo tutte, le vinceremo tutte, le pareggeremo tutte, chi lo sa. Comunque, a regola sulla carta sono partite interessanti. Via, vi aspetto. Ciao!